Finalmente un nuovo episodio delle cose spaventose accadute giocando online. Questa è la rubrica che nel corso del tempo è stata più apprezzata, per cui per scusarmi dell'assenza ho deciso di raccontarvi altre esperienze inquietanti dei videogiocatori che ho trovato sul web o che mi avete mandato voi. Come al solito leggerò queste esperienze, che ci tengo a precisare non sono inventate, ma raccontate da utenti che giurano siano accadute veramente. Io darò semplicemente voce a questi utenti, quindi mettetevi comodi e cominciamo. Ai bei tempi in cui ancora ci si sparava a merda a vicenda su Xbox Live, io stavo giocando a Black Ops 2 insieme ai miei amici. Eravamo bravissimi a quel gioco e ci divertivamo a giocare online con sconosciuti. Una sera siamo finiti in partita contro un ragazzo che stava cercando di fare delle clip per il suo canale YouTube. Ad un certo punto però si è infuriato tantissimo perché lo stavamo letteralmente annientando. Non avrebbe fatto una bella figura se avesse pubblicato la clip su YouTube. Così ha iniziato con le solite minacce. Ti hackererò, ho il tuo indirizzo IP, l'indirizzo di casa, bla bla bla. Noi ci siamo messi a ridere e abbiamo risposto con le stesse minacce. In realtà siamo riusciti a risalire abbastanza velocemente al suo indirizzo e abbiamo scoperto che si trovava in una città vicina a noi. Ad ogni game, a partire da quel momento, lo cacciavamo dalla partita perché cominciava ad insultare senza motivo, si comportava da stronzo. Dopo un paio di volte però, lui si è rotto le scatole di questa situazione, si è incazzato tantissimo e alla fine si è presentato a casa di uno dei miei amici. In quel momento c'ero anch'io in casa con lui, insieme ad altri del nostro gruppo. Stavamo semplicemente fumando e guardando dei video su YouTube, quando all'improvviso abbiamo sentito bussare alla porta. Ci siamo subito precipitati e abbiamo notato che lì fuori c'era un ragazzo super incazzato. Non ci siamo allarmati però, dato che siamo cresciuti in un posto losco, un parcheggio di roulotte. Quindi non era niente di diverso dalla norma. Ci aspettavamo che fosse un vicino incazzato per il rumore o qualcosa di simile. Tenete presente che la madre di questo mio amico in quel momento non era in casa e suo padre aveva fumato e bevuto fino ad addormentarsi. Comunque ci siamo avvicinati alla porta e abbiamo aperto con cautela. Il ragazzo subito disse qualcosa del tipo: "Siete voi i ragazzi del 406K, vero?" 406K era il nome del nostro clan e le nostre reazioni, nonostante non avessimo proferito parola, gli diedero la conferma. Il ragazzo arrabbiatissimo prese per la maglietta il mio amico e lo sbatté contro la porta cominciando a prenderlo a pugni in faccia. Lui aveva almeno 21 anni e noi dai 14 ai 17. Io e gli altri ragazzi quindi l'abbiamo spinto con tutta la nostra forza, riuscendo a farlo allontanare dalla porta. Il mio amico, che era stato preso a pugni in faccia, a questo punto è salito su una ringhiera e gli è piombato addosso con tutto il peso e ha iniziato a prenderlo a pugni con una ferocia che non pensavo potesse avere. Poco dopo il padre del mio amico uscì dalla casa puntando una pistola contro il ragazzo che era venuto a disturbarci. Gli disse: "Muovi ancora una volta un braccio e il tuo prossimo movimento sarà il tuo corpo che si dimena mentre le tue cervella dipingono il mio cazzo di giardino." Il ragazzo si allontanò, correndo spaventato. Mentre se ne andava gli cadde un coltello dai pantaloni. È probabile che l'avesse portato per usarlo contro di noi. Quando abbiamo spiegato al padre del mio amico tutto quello che era successo, lui si è messo a ridere e ha risposto: "Voi coglioni non siete andati ad aprire la porta con una pistola in mano. Se l'aveste fatto io starei ancora dormendo." E qui ragazzi, commento personale, se vi sembra troppo esagerato come racconto sono qui per dirvi che in realtà non lo è affatto. Cose del genere capitano fin troppo spesso negli Stati Uniti. Ora continuiamo. Stavo giocando online ad una di quelle mappe zombie in Team Fortress 2. C'era qualche rompipalle, ma niente di troppo fastidioso. Anzi, c'erano giocatori piuttosto bravi, che parlavano solo per questioni legate alla partita. Ad un certo punto però è entrato un nuovo giocatore il cui nome era quello di uno dei personaggi di Undertale, ma non ricordo quale con precisione. Fatto sta che neanche 5 minuti dopo il suo arrivo ha sentito uno dei ragazzini del mio team parlare e ha scritto in chat qualcosa tipo: "Oddio, questo ragazzino mi sembra divertente." Inizialmente è stato solo un momento strano, ma neanche troppo inquietante. Le sue parole potevano voler dire qualsiasi cosa. Alla fine però ha iniziato ad usare il suo microfono, chiedendo delle cose decisamente inappropriate a quel ragazzino. A quel punto sono esploso, ho iniziato ad insultarlo, dicendogli di andare a fanculo e di smetterla di fare il maniaco. Ho subito contattato gli amministratori per chiedere di sbatterlo fuori dal game, ma lui ha cominciato a difendersi dicendo: "No, dai, scherzavo", cose così. Purtroppo gli amministratori non poterono sbatterlo fuori per qualche motivo, così l'uomo ha continuato a fare il maniaco con quel ragazzino. Alla fine però ha lasciato il game, e il ragazzino mi ha ringraziato per averlo difeso. Più avanti scoprì che su Steam c'è un'intera subcultura di uomini per lo più di 30 anni e oltre che usano username legati a personaggi famosi di videogiochi, soprattutto Undertale, col fine di adescare ragazzini e bambini con cui, tra virgolette, diventare amici.
per poi molestarli e stalkerarli. Non ho voluto addentrarmi oltre in questa storia per la mia sanità mentale, ma penso che ci sia un'intera community di maniaci e pedofili in questi videogiochi. Amo World of Warcraft, ci gioco da quando avevo 16 anni. Questo episodio inquietante accadde quando avevo 22 anni, ne ho 28 ora. Durante qualche partita online conobbi un ragazzo con il quale instaurai subito un bel rapporto. Partecipavamo insieme ad ogni game ed eravamo abbastanza bravi. Dopo un po' di tempo, quando cominciammo ad essere più in confidenza, mi chiese il numero di telefono così da poter chiacchierare anche quando eravamo offline. Era un po' strano, ma lo sono anche io, quindi pensai che nulla poteva andare storto. Ecco, mi sbagliavo. Cominciammo a chattare abbastanza di frequente e la nostra amicizia virtuale si solidificò molto in fretta. Ad un certo punto gli dissi che avrei voluto comprare il DLC del gioco, ma essendo uno studente non avevo soldi, al che si è offerto di pagarmelo lui. Strano, ma è una cosa che tra amici si fa, si può fare, no? Pensavo che non mi avrebbe mai chiesto niente in cambio, e per fortuna fu così, almeno all'inizio. Continuammo a giocare online insieme e a sentirci anche in chat privata, ma più il tempo passava e più lui si trovava a suo agio, più rivelava la sua vera natura. Aveva solo 2 anni in più di me, ma cominciò a comportarsi come un cavolo di predatore sessuale, e in tutta sincerità iniziò a farmi paura. Un giorno si tatuò una scritta che recitava: «È meglio che stai attento, N-Word. L'uomo bianco sta arrivando a prenderti». Non commentai quel tatuaggio schifoso, ma continuammo a parlare mentre io cominciai ad allontanarmi sempre di più. Avevo una strana sensazione a parlare con lui. Un giorno, dal nulla, mi chiese di andare a trovarlo, al che gli risposi di no e lui mi chiese se almeno potessi dargli il mio indirizzo di casa, così avrebbe potuto inviarmi dei giocattoli da adulti, da usare mentre pensavo a lui. Questo ragazzo era super inquietante, razzista, a volte aggressivo. Aveva delle armi, tante armi, per cui col cavolo che gli avrei dato il mio indirizzo. In panico gli dissi gentilmente che non potevamo più parlare perché sapevo avrebbe cominciato a stalkerarmi. Lui infatti fece proprio così, e io lo bloccai. Sono sicuro che se gli avessi dato il mio indirizzo di casa, si sarebbe presentato lì con le peggiori intenzioni di questo mondo. Per fortuna lui non ha mai scoperto dove abitavo. Mentre giocavo, non mi ricordo a quale gioco, ho sentito il pianto di un bambino proveniente dal microfono di un giocatore. Non mi sono preoccupato subito, a volte capita che dei bambini si mettono a piangere e i microfoni dei giocatori registrino tutto. La persona che era online e da cui provenivano i rumori però era zitta, non stava dicendo nulla. Poco dopo realizzai che era lo stesso bambino che piangeva prima perché all'improvviso si sentì il rumore di vetro rotto seguito da adulti che urlavano e il bambino che ha risposto «Andate via, voglio solo rilassarmi!». Dopo quelle parole il microfono venne silenziato e dopo qualche minuto il bimbo tornò al microfono singhiozzando. Stava chiaramente piangendo. Gli ho chiesto se fosse tutto a posto, mentre le altre persone online hanno iniziato a prenderlo per il culo. Ho detto agli altri di smettere di fare gli stronzi e ho continuato a chiedere al bimbo se stesse bene, ma lui non rispose. Subito dopo cominciò di nuovo a piangere e sentii provenire dal suo microfono delle urla di persone adulte. Poi il silenzio e il bimbo si disconnesse. Ad oggi non so se stia bene o meno. Spero davvero che fosse solo uno scherzo. Ho avuto degli incontri inquietanti sulla Play 4 più volte, ma questo è il mio preferito da raccontare. Stavo giocando ad un videogioco, non ricordo benissimo quale, credo fosse Black Ops 3, e quest'uomo più grande, sulla trentina o quarantina, è entrato in una lobby composta prevalentemente da ragazzini giovanissimi e bambini. Quasi subito ha cominciato a ridere al microfono, ma sussurrando. Era davvero inquietante. Ovviamente in quella lobby c'ero anch'io, insieme ai miei amici. Col passare dei minuti la sua risatina inquietante diventò sempre più forte e rumorosa, fino a quando all'improvviso non si fermò. Poi, rompendo il silenzio, con una voce rauca e davvero spaventosa, disse: «Bambini?». Ovviamente io e i miei amici ci siamo spaventati tantissimo. Subito dopo ho mandato un messaggio nel nostro gruppo privato scrivendo: «Ragazzi, ho paura, ma continuiamo a giocare, voglio vedere come va a finire». E loro erano d'accordo. Quando ci ripenso adesso capisco quanto fosse pericolosa la situazione. Avremmo dovuto semplicemente chiudere il gioco o cambiare lobby. Ma all'epoca eravamo curiosi. Grande sbaglio. Continuammo a giocare in modalità zombie, ma perdemmo la partita provando a trovare un easter egg del gioco. E a questo punto l'uomo si è dimostrato totalmente fuori di testa. Non appena perdemmo cominciò ad urlare parolacce e volgarità. E ad un certo punto ha detto qualcosa che ci ha fatto davvero venire i brividi. Ha detto qualcosa del tipo: «Vi stalkererò e troverò le vostre madri.
Poi le molesterò e le renderò mie schiave. Le torturerò fino a farle bruciare all'inferno. E a quel punto non sto scherzando, abbiamo sentito qualcuno urlare, seguito dal rumore di qualcosa o qualcuno che cadeva a terra. Poi abbiamo sentito urlare, smettila di resistere, e altri vari rumori molto strani. Praticamente la polizia era entrata in casa sua e lo stava arrestando. A quel punto io e i miei amici lasciammo immediatamente la lobby. Cominciamo ad usare la chat privata, dove ipotizzammo che lo stavano arrestando perché doveva essere un molestatore sessuale, date le cose che ci aveva appena detto. Questa è stata di gran lunga la più strana e inquietante esperienza che ho avuto mentre giocavo ai videogiochi online. E questo, ragazzi, era l'ultimissimo episodio di questa serie. Spero che vi sia piaciuto e spero di aver trovato esperienze almeno leggermente diverse rispetto a quelle degli altri episodi. Fatemi sapere se anche voi avete avuto strane esperienze simili mentre giocavate online. Scrivetemele qui sotto. E intanto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.